Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Orange Red. Come vedete siamo ritornati con Europa Universalis e dall'ultima volta ci siamo fermati che abbiamo risolto i nostri problemi di rivoluzione, più o meno a quanto pare. E poi, come vedete, nell'ultimo episodio abbiamo conquistato Mantova e abbiamo aiutato, tra virgolette, la Francia contro Borgogna. Bene ragazzi, ora siamo ritornati. Da come avete visto la Polonia sta dominando, cioè ha distrutto l'Ungheria e ha conquistato quasi tutto l'ordine teutonico. E poi, vabbè, Moscovia, anche se è fatta gigantesca, di già. Infatti credo che sia in guerra. No, Svezia con chi è in guerra? Ah, ecco. Se ha iniziato la rivolta contro Danimarca, va bene, ci sta. Come vedete poi, vabbè, Castiglia ormai è stata disintegrata, quindi riposa in pace, anima. Poi più che altro mi chiedo il Portogallo quanti territori si è preso dalla Castiglia. Chissà come andrà a finire poi questa situazione. È anche in guerra contro Marocco e Tekkelman, non so perché. Va bene, comunque ragazzi, continuiamo la nostra avventura con la nostra cara Repubblica Veneziana. Ok, già stiamo partendo male con questa velocità troppo alta. Allora, ci ha messo come rivale Borgogna, mi sa. Anche se non so il motivo. Ora abbiamo tanti rivali. No. Ah sì, ci ha messo come rivale. Noi invece vediamo. No, enemy sono questi qua. Ah, Borgogna non mi vede più come nemico. Ok, perfetto. Quindi in teoria direi di mettere Milano. Austria non sono così pazzo che è troppo grosso per essere suo nemico. Va bene, abbiamo cambiato anche il nostro nemico, visto che l'altro ormai non ci vede più come suo rivale. E vabbè, ormai la Francia è diventata big potente, ormai si è preso i territori che gli mancavano e ha unito tutto il suo regno, fantastico. Gli manca Bretagna probabilmente, anche se è alleata ancora con Borgogna, ok. Borgogna si è un po' indebolita, non so come andrà a finire per lei, ma non credo così male. Cioè, credo che riesca a mantenere i suoi vassalli, infatti li sta reggendo. Bene ragazzi, noi avevamo fatto dei cor da qualche parte. Non mi ricordo dove però. No, in Italia non abbiamo cor. Vabbè, più che altro perché sarebbero inutili in questo momento, visto che c'è ancora il Sacro Romano Impero, l'influenza sull'Italia, sperando che prima o poi se ne vada questa influenza, perché è leggermente fastidiosa. L'unica alternativa ora per fare guerre è invadere Bosnia, in cui è alleato all'Ungheria, quindi sarebbe un piccolo rischio. Anche se attualmente l'Ungheria è stata indebolita tantissimo, e sicuramente Boemia ci aiuterebbe in guerra contro Ungheria. Più che altro sarà il suo rivale probabilmente. Vediamo un po'. Dovrebbe essere così. Non vorrei dire una cazzata, infatti, da come avevo previsto. Allora, noi abbiamo troppe alleanze, giustamente, perché abbiamo troppi vassalli. Allora, dovremmo avere soldi per gestire altri di questi punti. Ok, andiamo a vedere un attimo le nostre alleanze. Allora, siamo alleati con Francia, Stato Pontificio, Boemia e Savoia. Poi, vabbè, abbiamo il vassallo e cosa? Abbiamo, 5 alleanze su 4, giusto? Io posso fare 4 alleanze. Abituato a paesi che possono farne 5, tipo Austria, che può avere 5 alleanze. Vabbè, raga, io direi se attacco questa, sicuramente Boemia verrà in aiuto. Infatti, verranno un sacco di paesi. Però verrebbe Austria, ok? Mai. Vabbè, non è che attacco. Ah, è alleata. Poi se attacco questa invece. Viene Stato Pontificio Boemia, ci sta. Quindi ragazzi, ritorniamo a fare i corri su queste province che a quanto pare si sono tolte. E mi dispiace sta cosa, perché dobbiamo aspettare in questo caso. Nel mentre che si facciano i corri, aumentiamo un po' la velocità e vediamo un po' dove siamo a rischio di ribattere Rodi ancora. Forse per il cambio di religione, probabilmente. Allora, direi di puntare attualmente sempre militare. Abbiamo cambiato religione per tutte le province nostre. Ah, io un giorno vorrei ammettere questo, però c'ha le rivolte, non potrei in questo caso.
più che altro questi 19.000 degli ottomani qui vicino, a parte perché c'è la rivolta, però mi preoccupa che potrebbe attaccarmi. Sinceramente non mi divertirei con un attacco da parte del signor ottomano. Anche se siamo alleati alla Francia, Stato Pontificio e Boemia che potrebbero aiutarci, però attualmente gli ottomani dovrebbero essere uno dei paesi più potenti. E infatti guardate la sua cazzo di tecnologia militare, 7, molto più avanzata della nostra, anche se noi siamo a livello tecnologico molto più avanzato degli altri paesi. Me la sto gestendo bene questa partita. Più che altro ora dobbiamo andare un po' piano con... Allora, prestigio o soldi? Io direi prestigio, che ci aumenta il bonus per quanto riguarda anche l'esercito. Infatti sia morale, navale, morale, armi, c'è il costo dei mercenari e svariati bonus aggiuntivi. Più alta il prestigio, più bonus avremo ovviamente. Io ora mi sto preparare per conquistare. Vorrei prendere anche l'Ica, in teoria, anche per questo voglio andare in guerra. Infatti noi andiamo a fare questo core. Così in caso, quando attacchiamo l'Ungheria, prenderò questo e vedremo di liberare qualche paese. Che ormai l'Ungheria è morta, quindi gli ottomani potrebbero attaccarla. Anzi, non l'attaccherebbe in questo caso, mi sa. Perché è alleata con l'Austria, quindi gli ottomani non attaccherebbe. Direi di prendermi solo l'Ica per me. E in caso se Ponza è interessato a Boemia, gliela lascio. Anche se ovviamente Boemia è un po' più forte, ha conquistato un bel po' di territori. Potrebbe fare tipo la Germania in questo caso. Questa partita lo so, è particolare. È strano vedere la Castiglia così distrutta e Portogallo che si trasforma in modo strano. L'unico paese che sta andando bene normalmente, a quanto pare, è Savoia più o meno. Perché giustamente Wallis e Vaud storicamente li perde come territori. Non ricordo il periodo precisamente, poi, ma li perde contro la Svizzera. Invece vabbè, la Francia si sta comportando come periodo storico. Stessa cosa Austria per il momento. Perché l'Austria tipo nel 1500 diventa una bestia, unendosi Ungheria e Austria insieme. Quindi vi lascio immaginare. Poi vabbè, Moscovia ovviamente sempre periodo storico reale, che diventa così big e poi nasce la Russia grazie a lei. L'unica cosa è la Lituania. Sì, ok, Lituania anche è sotto la protezione, cioè è in unione personale con la Polonia, cosa anche reale, quindi diventerà la Big Polonia che nel Rinascimento c'era. E poi lascia stare che sia Prussia, Svezia, Moscovia l'hanno disintegrato, ce ne sono punti diversi. Comunque la guerra per la Svezia procede malissimo, ne sta prendendo di santa ragione. Ed era anche ovvio, no? Ma non so chi ha, se si è ribellata da sola. O qualcuno l'ha aiutata? L'ha aiutata la Scozia? Sì, l'ha aiutata la Scozia. Ma la Scozia con chi cavolo è alleata? Solo con la Svezia. E viene garantita dalla Francia. Allora, ragazzi, qui abbiamo una doppia decisione. In teoria, noi rapporti con il Papa, nonostante questo non siamo messi molto bene. Io direi di puntare questo a sto punto. Diminuiamo la tolleranza con gli eretici, anche se questo non è una buona cosa, però almeno aumenta la possibilità del missionario di cambiare la religione più presto. Madonna. Questa cosa è preoccupante. Cioè, i core da parte del signor ottomano. Questa guerra, se gli ottomani mi dichiarano guerra, sarà molto complessa. Cioè, dura come guerra. Giustamente, sicuramente desidera tutte le isole della Grecia. In più Corfu. In teoria sarebbe una brutta perdita per me a livello economico, visto che il commercio, anche grazie alle isole, aumenta molto di più. Quindi non vorrei perdere questi territori. In teoria, almeno vorrei prima potenziarmi in Europa, nella parte Europa vicino all'Italia, cioè Croazia, Italia e nella Jugoslavia, insomma. Vorrei l'Ica, Hum e Dunjikraj, mi servono assolutamente queste province. Prese queste qui, comunque divento molto più forte, quindi quelle isole in teoria potrei anche perderle tranquillamente. Però
Non vorrei perdere nessun territorio, ma la guerra è fatta così. Quindi, se in caso mi attacca gli ottomani, sappiatelo che la guerra è persa a prescindere. Ho 24.000 truppe, questo è vero, ma non sono una potenza così da competere contro quel paese. È davvero difficile competere contro gli ottomani. Anche forse se hai la Francia hai le stesse difficoltà probabilmente. Comunque ragazzi, abbiamo fatto passare il tempo più velocemente possibile. Ora dovremmo fabbricare assolutamente claim, così ci prepariamo per questa big guerra. Fabbrichiamo altri claim. Allora, dovrei aspettare un altro po', però in teoria non credo che il prezzo di quella provincia sia alto. Vediamo un po'. 5 vale. Ho messo il claim giusto sulla giusta provincia. Io direi di prepararci comunque. Spostiamo le truppe, dobbiamo dividerle assolutamente. In generale è molto forte, quindi sono soddisfatto almeno da questa cosa. Siamo anche al limite dei soldati. Io direi, allora, in questo caso, di fare il nostro re come generale, cioè il nostro dog, che sicuramente ci serviranno due attualmente. Passiamo questo qui e qui inseriamo il nostro dog. Allora, va bene ragazzi, noi siamo pronti assolutamente. Queste truppe mettiamole in Istria, ci serviranno assolutamente. La provincia, vabbè, me la prendo. Dovrei farci il core perché spendo di meno, quindi in teoria mi converrebbe aspettare un altro po'. Bene ragazzi, finalmente, scusate, devo fare un piccolo taglio qui perché se no, se aspettavamo altro tempo per fare sto claim, veniva 20 minuti solo per fare il claim. Comunque ragazzi, ho aumentato un po' le idee e abbiamo sbloccato questa qua, Arsenale veneziano, in cui il costo delle galee costa di meno e abbiamo avuto, possiamo fare più navi, insomma abbiamo avuto anche il 25% di forze limite dei navi. Ok ragazzi, potremmo farne 37, io direi di iniziarle qui, ad esempio, prima di fare questa guerra, perché mi servirebbero più galee possibili, visto che gli ottomani sono pericolosi. Almeno altre 4 sicuramente. Ok, fatto queste 4, possiamo ragazzi attaccare. Ho messo velocità 3 per questa guerra. Noi attacchiamo assolutamente. Anche se, aspettate, questo non mi serve più. Mi tiene occupato per niente un nostro caro diplomatico. Comunque, dichiariamo guerra e chiamiamo assolutamente Boemia. È stato pontificio. Io direi di take home, è quello che costa di più, quindi prenderemo, costerà di meno per mettergli il core più avanti, se la conquisteremo ovviamente. Comunque ragazzi, partiamo per questa guerra. Ma ho dichiarato guerra anche se. Allora, assolutamente dobbiamo bloccare tutte le. Porca caspita. Non me l'aspettavo questo, che l'Ungheria fosse così vicino. Se riusciamo ad inviare queste truppe, vinciamo la battaglia. Perché abbiamo il generale molto forte. Dai, via. Ok, perfetto, abbiamo vinto questa battaglia. A parte perché abbiamo la tecnologia militare molto avanzata. Cioè, nel senso, a parte avanzata quello, abbiamo i nostri signor co... co no, idee, scusatemi. Le idee militari avanzate. Abbiamo le abilità dei cavalli, sia cavalli e sia fanteria avanzata, a differenza del nostro nemico. Comunque ragazzi, nel mentre iniziamo a conquistare tutto Ulm, tutta Bosnia, scusatemi, assolutamente ci serve conquistarla, così almeno eliminiamo assolutamente questo nostro avversario e non potrà più fare truppe. Infatti sta facendo truppe. Possiamo passare finché possiamo attaccare i ribelli, perché potrebbero schiacciarci. Ok, hanno vinto i nostri alleati, quindi siamo tra virgolette avvantaggiati, ma non posso attaccare solo da lì. Ok, facciamo così, vai. Eliminiamo i ribelli assolutamente, che sono veramente un problema. Da qui ora spostiamoci alla conquista di tutta Bosnia assolutamente prima.
che faccia altre unità. Può darci fastidio. Allora, i ribelli lasciamoli così il territorio. Non è un problema. Almeno, però, possiamo eliminare assolutamente il nostro avversario. Allora, qui sta lo stato pontificio da salvare. Quindi andiamo noi a riprendere i nostri... cioè, a conquistare quel territorio conquistato dai ribelli. Allora, mettiamo questo assolutamente. Così la tecnologia aumenterà sempre più velocemente grazie a questi punti. Anche se sembra che uno sia poco, ma in verità fa differenza. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo finito. Io direi di spostarci assolutamente verso l'Ungheria. Il nostro alleato sta per essere attaccato con 21.000, minchia. Non ci arriveremo mai lì. Comunque devo vedere un attimo questo Domenico quanti anni ha. Un attimo solo. Allora, ne ha 39. Direi di rimanerlo solo per questi 5 anni perché siamo in guerra. E assolutamente mi serve lui come generale. Potrebbe vincere Boemia? No. Se arriva a Roma prima del tempo, sì. Io non posso lasciare gli assalti purtroppo, quindi devo lasciare a loro queste battaglie. Nel mentre cerco di conquistare tutti i territori possibili. Allora, possiamo avanzare la tecnologia. Perfetto, abbiamo sbloccato una nuova idea, mi sa. E infatti... allora ragazzi, mettiamo un attimo pausa e scegliamo quest'idea assolutamente. Allora, io direi di puntare in questo caso, visto che abbiamo puntato militare, potremmo puntare sia quella commerciale, perché comunque noi siamo Repubblica Repubblica Mercantile, scusatemi, quindi questo darebbe tantissimi vantaggi, anche se abbiamo già tre mercanti. Infatti non l'ho messo nemmeno a Venezia per collezionare i soldi. Quindi in pratica ora prendiamo proprio poco, però già portiamo tutti questi soldi. Io direi di puntare assolutamente su questo e la prossima volta su economia, assolutamente. Tanto per quanto riguarda il colonialismo, ragazzi, non ci sarà mai per il nostro paese. Allora, visto che ci vuole tempo per aumentare quella tecnologia, direi di usare questo e di aumentare. Ci dà più 20% di global trade power, quindi ci dà potere commerciale, che assolutamente serve per i nostri guadagni. Comunque torniamo alla guerra, ragazzi, assolutamente, vediamo come vanno le cose. I nostri alleati attualmente si stanno comportando veramente bene. Io devo conquistare tutta Bosnia, devo togliere questo nemico più presto, così andiamo tutti contro Ungheria e la eliminiamo assolutamente. Perché così Bosnia non può fare più soldati, quindi quegli unici che ha userà tutto il suo manpower che ha e dovrebbe cadere. Anzi, aspetta qui, no cavolo, ho fatto una battaglia forse svantaggiosa per lui. Vediamo un po', non so se riuscirà a vincere. Non vorrei spostare le truppe per una battaglia stupida che ha fatto lui, però potrebbe vincere. Porco Giuda. Stato pontificio che attacca a caso. Almeno lo sta reggendo, lo tiene distante dai miei attacchi. Ha vinto? Assolutamente. Allora, sì, assolutamente, così ci dà stabilità. Ah, la stabilità, come se ricordate, dà tantissimi bonus per quanto riguarda il paese in generale. Tipo, soprattutto il rischio di rivolta si abbassa tantissimo quando si ha la stabilità alta. A parte che qui ormai sono tutti cattolici della cioè sono tutti della nostra religione. Gli ottomani con questi 23.000 hanno rotto le palle. Ormai le rivolte qui muoiono da sole. Infatti per questo le sto ignorando. Evitiamo di sprecare manpower e troppe per niente. Allora, Milano ha dichiarato guerra a Lucca. Quindi minchia, Milano si sta facendo parecchio forte, eh? Questo è un bel problema. Allora, abbiamo preso una nave, mi sa, di Ungheria. Comunque raga, voglio conquistare Lika perché sicuramente l'Austria potrebbe rischiare, cioè Ungheria rischierebbe di entrare in unione personale con l'Austria. Io ora sto conquistando, conquisterò Lika, così bloccherò l'Austria per quanto riguarda il potere navale. Non vorrei che diventasse anche lui un problema per il mio paese. Nel mentre comunque raga, conquistiamo tutto. Andiamo con queste truppe a massacrare le ultime. Sa che ormai Bosnia ha finito tutte le truppe, dovrebbe arrendersi assolutamente. Questo vale anche per l'Ungheria probabilmente.
la guerra procede veramente bene, non è stata così dura perché Ungheria è stata veramente indebolita da Polonia, infatti mi ha fatto un grande favore, però purtroppo la Polonia sta facendo un po' troppo grossa e questo potrebbe essere un problema, non per me perché giustamente siamo abbastanza distanti, non è che andrò verso l'Ungheria da lui, il mio obiettivo ormai, sapete, è quello di scendere in Italia, vorrei conquistare prima cosa Ferrara e Modena assolutamente, che mi portano i soldoni in quei paesi, e poi comunque dovremmo prima o poi bloccare questa Milano che sta diventando assurda, veramente assurda. Aiutiamo il nostro alleato qui in guerra e andiamo, continuiamo a conquistare i nostri avversari. Allora, Bosnia potrebbe già arrendersi in teoria, vediamo se riusciamo a fare ciò che, anzi, proviamo prima con Ungheria, vediamo se mi dà quello che voglio. Support base, allora tu mi devi dare assolutamente l'ICA che è mia, ormai c'è il core. No, direi solo questo, gli farei prendere troppa espansione aggressiva al signor Boemia. In teoria facciamo così. Sì, ci conviene. L'unica alternativa. Prendo un po' di espansione aggressiva, però non fa niente. Vediamo l'espansione aggressiva che abbiamo adesso. Vediamo da qui. Ah, 19. Abbastanza altino. Potremmo. Vediamo quanto costeranno le province. Queste qui. Non posso fare il coro, giustamente non ho punti di amministrativi che li ho spesi da poco. Allora, sicuramente vassallo non diventerebbe. Ah, addirittura diventerebbe vassallo? Davvero? E prendo pochissima espansione aggressiva. Non so nemmeno però se si sottomette tantissimo. Non è così piccolo da poter gestire. Però in futuro, quando l'annettiamo, diventa tutto mio quello. Prendiamo espansione aggressiva bassissima. Arriviamo a Bosna 29, Ragusa 25. Ci sto pensando sopra. Ragazzi, vorrei rischiare questa cosa. Anzi, facciamolo. Ci conviene, secondo me. Abbiamo questo vassallo adesso, perché comunque noi siamo forti come paese, quindi il desiderio di libertà di Bosnia è veramente basso, e infatti 44% per essere una nazione così grossa, si parla che ha 5 province con Venezia che non è così grossa. Ne sono felice, questo va bene. Cerchiamo di migliorare assolutamente le relazioni con questo paese. Ragazzi, ci siamo andati a guadagnare veramente tanto, non mi aspettavo che potessi annettere quel paese. Vediamo con lui. Ho preso tantissima espansione aggressiva, qui è rischioso, fammi vedere un po'. Abbiamo preso un po'. Non. Vabbè, non è così tanto. Per il momento non dobbiamo fare più guerre. Quella più alta che abbiamo preso è con Bosnia. Anche penso che anche con. Infatti anche con Ragusa. Gli ottomani invece, vabbè. Gli ottomani mi odiano a prescindere. Vabbè, raga, alla fine è stato un buon acquisto. Non sono. Per un po' non possiamo fare guerre, questo è vero. Però vabbè, ci sta. Abbiamo conquistato un bel po' di cose interessanti che probabilmente frutteranno tantissime cose per il nostro paese. Allora, assolutamente dobbiamo fare il corro in questa provincia, aspettiamo un po'. Ok ragazzi, io credo che sia meglio fermarci qui. So che l'episodio, non so, forse è stato abbastanza cortino per il periodo, per gli anni che sono passati, ma la guerra è stata interessante, ci hanno fruttato tantissime cose. Nel prossimo episodio probabilmente saremo un po' fermi per quanto riguarda le guerre, quindi assolutamente in quel periodo noi andremo con la velocità più alta possibile del gioco, quindi passeranno più anni e non sarà lento come questo qui. Cioè, più che altro questo è stato più interessante per quanto riguarda le guerre, la sottomissione di Bosnia e svariate cose. L'altro episodio sarà un po' più, diciamo, pesante, nel senso che comunque sarò più calmo e gestirò più il paese che le guerre. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, spero che questo episodio vi sia piaciuto, lasciate un mi piace se è così, alla prossima!